È un argomento molto bello questo. È un argomento complesso, complesso, ma una volta che si capisce non è poi tanto complesso, anzi, una volta capito, come tutte le cose della fisica, è particolarmente semplice. Ma non è un problema come gli altri, è un problema strano, questo di gamma burst. E vorrei farvi capire perché è strano. Perché in questo problema convergono, stranamente, molte delle conoscenze fondamentali della fisica di oggi. Molte. E vorrei cercare di farvi capire questo. Vorrei cercarvi di far capire come lo sentiamo. È un problema importante perché è enormemente grande. È un aggettivo, enormemente grande aggettivo. E allo stesso tempo è un problema che ci fa capire drammaticamente, ci dà un messaggio concreto, e poi comincerò a parlarne, ma vorrei toccare questo punto, su un altro problema che a priori è totalmente sconnesso da questo, ed è la dimensione dell'universo visibile che noi conosciamo. Vi sembrerà strano che su un argomento così lo affronti in questa maniera, ma vorrei farvelo capire in maniera cos'è grandioso e cos'è. Se voi prendete questo pezzo di gesso e ne prendete un grammo di questo grosso modo, potete capire che ci sono 10 a 24 nucleoni all'incirca in un pezzetto di gesso. Se questo pezzetto di gesso lo prendete e lo dividete in 1000, avrete 10 alla 21 nucleoni. Nessuno di voi seduto si meraviglia di questo, nessuno di voi trova questo numero estremamente grande e anzi emotivamente lo trova perfettamente controllabile, anche minuto, rispetto alla grandezza del nostro universo. Ma se uno guarda questo numero in una maniera un po' differente, quindi il numero di nucleoni che trova in un milligrammo non è una cosa, tutti voi che siete seduti, una cosa totalmente. Ma se guardate a questo stesso numero di 10 alla 21 da un punto di vista un po' differente e vi chiedete quante stelle esistono nella nostra galassia, allora vi ricordate tutti che il numero di stelle nella nostra galassia è dell'ordine di 10 alla 13, 10 alla 12, meglio. E se voi richiedete un'altra domanda, quante galassie esistono nell'universo visibile, ce n'è dell'ordine di 10 alla 9. Quindi al numero 10 alla 21 arriviamo lo stesso se contiamo tutto il numero di stelle che esistono nel nostro universo. E se tenete conto che l'energia del nostro Sole è dell'ordine di 2 per 10 alla 33 Hz al secondo, vi rendete conto che l'energia totale emessa da tutte le stelle dell'universo
è dell'ordine di 10 alla 54 Hz al secondo. Ora, la cosa eccezionale di gamma burst è che un gamma burst ha l'energia di 10 alla 54. Cioè, in quel secondo, il gamma burst ha in quel secondo la luminosità dell'intero universo. Questo da un punto di vista è grandioso, enormemente grande, e da un altro punto di vista ci sta dando un messaggio sulla limitatezza e finitezza del nostro stesso universo. E anche visto da questo semplice punto, stiamo arrivando ai limiti della conoscenza dell'universo visibile, e credo che un such extraordinary object, un oggetto talmente straordinario, ha bisogno di una introduzione e spiegazione straordinaria. E ci siamo interessati con Giuliano, con cui abbiamo studiato assieme, alla spiegazione di questi oggetti. Pensiamo di esserci arrivati molto vicini in queste ultime ore, e in questo seminario non potremo, mi rendo conto che è impossibile entrare nei dettagli, ma abbiamo preso la folle idea di parlare a due, di parlare di tutto, cercheremo di farcela, e quindi è un argomento, cercherò di dare dei flash, cercheremo tutti e due di dare dei flash. E stranamente abbiamo dato un po' il meglio delle nostre conoscenze in questo problema, perché tutti gli aspetti di relatività generale che stranamente nella mia carriera sono venuti fuori, e gli aspetti di elettrodinamica, cercherò di ambientarli, stanno venendo fuori nel lavoro di Giuliano, e il meeting è proprio su questi due fatti. Di gamma ray burst ne avete sentito parlare tantissimo, ma vorrei soltanto ricordarvi le intersezioni con la mia attività professionale, ricorderò soltanto delle intersezioni, dei momenti di intersezione con la mia vita personale. Nel 1974 l'American Association for Advancement of Science ne aveva richiesto di organizzare un incontro a San Francisco, che poi è venuto fuori nel libro di Herb Gursky e mio. Eravamo i due organizzatori di questa sessione dell'American Association AAAS. E avevamo sentito da Stirling Colgate e da Jan Strong che c'erano dei dati estremamente interessanti su dei rivelatori che erano ancora tenuti segreti, e proprio il break della segretezza è coinciso col nostro convegno, e il break della segretezza è venuto fuori proprio in quella occasione, e invitammo, e fu credo la prima presentazione pubblica di questi oggetti, di questi risultati, Jan Strong a parlarcene. Ricordo ancora la conferenza stampa in cui chiesi, facendo la posta per generare un po' di interesse alla stampa, di non chiedere troppe domande perché le cose erano segrete. Successe un putiferio di tutti i giornalisti, e tutti cominciarono a fare un numero enorme di domande. Ma il problema era, e l'avevo fatta apposta chiaramente di fare quella cosa, e il problema era, come voi forse sapete, c'era questo problema della parte degli Stati Uniti di guardare se la Russia esplodeva delle bombe atomiche. Stranamente, ho scoperto solo di recente che una delle idee più folli veniva da dei miei più cari amici, da Zeldovich, di far esplodere da parte russa, non ho ancora capito perché, delle bombe dall'altra parte della Luna.
nella parte opposta della Luna. In tutti i casi gli Stati Uniti erano molto molto interessati a monitoreggiare le esplosioni di bombe negli Stati Uniti, sul pianeta Terra, sul pianeta Terra, fino a monitoreggiare anche l'altra parte della Luna. E misero in orbita questi satelliti Vela che dovevano appunto guardare per esplosioni nucleari. Questa nascita di questo argomento con bombe, eccetera, stranamente ritornerà nel nostro talk, nel punto, in quello che io parlerò al punto 3. Quello che succede, la caratteristica di questi satelliti erano che erano dei satelliti omnidirezionali e siccome non puntavano in nessuna direzione, ma pigliavano segnali da tutte le direzioni, per sapere dove esplodevano le bombe, avevano messo in orbita 4 satelliti con degli perfetti orologi a bordo, degli orologi atomici, in modo da, quando si sapeva il tempo di arrivo del segnale in 2 o 3 di questi satelliti, si poteva immediatamente capire se la bomba era esplosa sull'altra parte della Luna o era in Kazakistan o qualunque parte del pianeta. Quello che stranamente succedette a quel tempo era che questi satelliti cominciarono a beccare immediatamente dei segnali e questi segnali, e questo è un tipico esempio di questi segnali, sempre che sono ancora dal libro, del mio libro con Gursky di allora del 75, per esempio questo nei 3 satelliti Vela, e per fortuna i satelliti avevano un tempo talmente buono che non fecero esplodere nulla sulla Terra, perché si era potuto dire immediatamente che non venivano dal pianeta Terra, ma erano extraterrestri. E quindi questo fu un notevole... la prima mappa di questi eventi gamma, se mappati nelle coordinate galattiche, non presentavano nessuna sorgente peculiare. Erano distribuiti abbastanza random e gli error box chiaramente erano molto molto grandi. Erano quindi dei flash che duravano tipicamente dell'ordine dei secondi e venivano non privilegiantemente da nessuna direzione nell'universo. La seconda fase, e queste osservazioni su questi gamma burst furono fatti da satelliti, oltre dai Vela, dai satelliti russi corrispondenti, da molti altri satelliti, fin tanto che, sempre molto eccitati da questo tipo di sorgenti, mi ricordo ancora un mucchio di discussioni a Stanford negli anni 72-73 con una persona veramente fantastica, Bob Hofstadter. Bob Hofstadter aveva avuto molto interesse nelle missioni spaziali, al punto che lui aveva suggerito un esperimento alla NASA di guardare la Crab Pulsar nei raggi X. Questo è poco noto. E la NASA gliel'aveva turned down perché non era interessante, e Bob aveva fatto vedere che con quella proposta l'avrebbero scoperto la Pulsar 3 o 4 anni prima, che non era stata scoperta nel radio addirittura. E basandosi su questo, Bob Hofstadter fu uno delle persone che spinsero di più per un grande satellite alla NASA per rivelare la natura di questi raggi gamma. E questo enorme satellite GRO fu lanciato dagli Stati Uniti, dalla NASA, fece un lavoro meraviglioso, c'avevo qua una foto a colori, e questi dati
di questo enorme satellite statunitense sono stati enormemente importanti per dire che praticamente non c'era direzione privilegiata da cui venissero nell'universo, ma erano distribuiti estremamente in maniera omogenea. Questo è il massimo risultato che viene dal GRO, e poi ci furono chiaramente un numero molto grande di dati sulla morfologia di questi satelliti, di questi impulsi. E direi che una delle cose principali che venne fuori è che esistevano almeno due tipi di impulsi. Impulsi di questo genere, dell'ordine del secondo, meno del secondo, e poi di impulsi molto più complicati, dell'ordine della ventina di, fino a ventina di secondi, ma con varie strutture. E per molto tempo questo è quello che venne fuori. Una cosa estremamente interessante fu chiarita da Tavani, sempre sui dati di questo GRO, di far vedere che effettivamente questa distinzione fra segnali molto brevi dell'ordine del secondo e segnali più lunghi dell'ordine del diecina, venti, fino a 100 secondi era forse correlata con una intensità. Questo fatto estremamente interessante per i modelli che vedremo, che i segnali a breve durata siano i più energetici di quelli a lunga durata, anche se i dati chiaramente sono lungi dall'essere una, ma qualitativamente c'è una differenza fra segnali brevi e segnali lunghi, e una certa relazione alla loro energetica. Direi che il punto più drammatico però dello studio dei raggi gamma, ve lo dico sempre da un punto di vista un po' personale, è avvenuto in una delle cose più violente che mi è capitato nella mia carriera scientifica. Come alcuni di voi sapete, nelle relazioni col mondo dell'amministrazione italiana, quando nel 1989 ero presidente del comitato scientifico dell'Agenzia Spaziale, e mi confrontai col caso di questo satellite SACS doveva volare nel 1985, eravamo nel 1990, questo satellite doveva costare 50 miliardi, era arrivato a 600 miliardi, era una situazione patologica, spaventosa. E mi ricordo ancora di aver avuto un incontro con le persone dell'industria, in quanto presidente del comitato scientifico, e dire: per favore, fatelo volare sto satellite, toglietelo di mezzo, ma non si può più andare avanti con questa cosa. Il satellite arrivò ancora dopo alcuni anni, il SACS, è chiaramente molto dovuto anche a questo dipartimento di fisica, dove c'erano molte persone che ci lavoravano. La posizione non era, dal loro punto di vista era entusiastica, dal mio punto di vista era un nightmare, un incubo. E quando il satellite finalmente fu lanciato, ci fu anche il periodo del comitato scientifico che dovette pagare per il contributo delle wide field camera, 12 miliardi sul nostro conto della ricerca scientifica, un altro trauma. E insomma, era una situazione molto preoccupante. Questo satellite, quando fu messo assieme, finalmente volò con una decina anni di ritardo, e costò quasi oltre 1.000 miliardi, e io consideravo questo come una delle più grandi tragedie che avessi mai visto nel mondo scientifico. Stranamente questi ritardi sono tornati da conto. Cosa strana, cioè, in tutto questo caos questo satellite ha fatto uno dei lavori più importanti e più interessanti dell'astrofisica di tutti i tempi. C'erano i rivelatori di narrow field e di wide field
questa è una, è una, è una immagine di questo satellite di Beppo Sachs, e mi ricordo ancora la mia fase molto negativa verso questo satellite quando seppi, prima vennero a prendere 5-6 studenti che si erano appena laureati dal mio gruppo e li portarono a lavorare per la data analisi di questo satellite. Allora di nuovo, incubo, ma come questo satellite continua non solo a prendere energie dalla comunità, ma anche dal mio gruppo. C'erano 5-6 studenti presi e portati a lavorare nella data analysis di questo satellite. E sempre cose sempre più negative. E mi ricordo ancora quando uno di questi ragazzi mi venne a dire che avevano visto un gamma burst. E la cosa con le wide field camera. E, fare una lunga storia breve, togliere dai fatti personali, si erano anche rotti i giroscopi di questo satellite, quindi per puntare il rivelatore a campo più piccolo, per avere una posizione migliore ci vollero circa 8 ore, e molte persone erano molto scettiche su rivelare qualcosa 8 ore dopo il flash. E invece il risultato, il gamma burst, invece il risultato fantastico fu che 8 ore dopo, dell'ordine di 8 ore dopo, c'era ancora un segnale che proveniva dal error box, e questo è il risultato più importante dell'astrofisica degli anni recenti, perché nessuno si aspettava dopo il flash un'attività ancora 8 ore dopo. Ma il punto più importante fu che si poté stabilire la posizione angolare molto bene di queste sorgenti, e quello che venne chiaro è che c'era un segnale del gamma e poi una lunga attività di afterglow che rimaneva per vari per fino alle 10 alla 7 secondi. E questa attività non solo fu enormemente importante da capire perché l'energia in questa zona era maggiore e comparabile all'energia del burst, ma soprattutto il fatto che c'era un segnale X molto ben definito permise lo stesso miracolo che era già successo nell'astrofisica delle binarie X, cioè che i dati X, dando una posizione molto buona, possono essere triangolati con dati radio e ottici per identificare la sorgente. E questa identificazione fantastica, questa è la cosa che volevo dire all'inizio, probabilmente se Sachs fosse volato 10 anni prima in tempo, non avrebbe avuto il successo che ha avuto, perché 10 anni prima lo Space Telescope non era in orbita, il Keck non era funzionante, il 10 metri non era funzionante, e sembra stranissimo che questa situazione di ritardo sia stata provvidenziale, dannosa dal punto di vista finanziario, ma fantasticamente provvidenziale, perché ha permesso questa interazione con i radio, con gli ottici, eccetera, che non sarebbe stato possibile ottenere in una situazione canonica 10 anni prima, perché gli strumenti non erano a disposizione. Ma il punto fondamentale di questi segnali è che per la prima volta con l'identificazione ottica è stata possibile determinare lo Z cosmologico di questi segnali, e da questo Z risalire alla energetica di 10 alla 54. Questo è il punto. Cioè si sono visti che questi erano gli oggetti più distanti nell'universo dal redshift, dalla distanza, dal flusso osservato, è stato possibile trovare l'energetica, 10 alla 54. Questo è il punto da spiegare. Ora, come si fa a spiegare un sistema che emette fino a 10 alla 54 ergs in pochi secondi? Quindi
Questa è la panoramica molto veloce che ho voluto fare sui raggi gamma. E adesso vorrei fare un'altra panoramica che non siamo stati motivati siamo arrivati a proporre un modello per i gamma burst nel 1975 con Thibaut d'Amour. E vorrei fare adesso un'altra carrellata veloce con i punti fondamentali di come siamo arrivati a proporre un modello per questi gamma burst già dal 1975 e poi come abbiamo interagito con Giuliano per mettere questo modello realisticamente, farlo funzionare e vedere di fittare questi dati. Quindi le prossime diapositive, le prossime trasparenze, vi farò vedere dei risultati che vanno dal 71 al 75 e sono i punti di partenza del modello. Dopodiché Giuliano vi farà vedere le tecnicalità di questo modello. Nel 71 con John Wheeler presentammo questo articolo che era stato di grande successo. Scusa? 71. Ci aveva una copertina bellissima. January 1971. Era il primo issue del 71. Era Introducing the Black Hole. E tutti conoscono, o molti di voi conoscono questa. Non ci ha portato un granché bene questa l'ha voluta fare Wheeler, ma di far vedere che. No matter how you look at this. Wheeler era molto fantasioso, cioè, allora aveva il guaio che persone a volte non lo prendevano sul serio. Wheeler è una persona fantastica, di grande ingegno, di grande intuizione e dietro queste cose un po' unortodosse c'era un mucchio di riflessione, di conoscenza della fisica. E sotto questo fatto che il black hole fosse caratterizzato solo massa, carica e angular momentum, c'è stato un lavoro dal 1971 a 3 anni fa, quindi più di 25 anni, per provare la uniqueness del black hole. E Wheeler l'aveva capito alla perfezione, l'aveva capito dal lavoro di Reggie Wheeler, aveva capito immediatamente il problema dell'uniqueness come molto fondamentale. Questo lavoro, così presentato, tutti si sono fermati probabilmente agli sgabelli e ai fiori alla televisione, e questo non aiutò neppure, perché quando lui fece il teorema di black hole sans hair, poi mi si girò a dire like some part of women, well, quello non aiutò neppure, eccetera. Allora, il black hole non è, ma c'era sotto un understanding della fisica fantastica, la uniqueness del mass charge angular momentum, che un black hole non ha, non, questa è la parte importante, la strangeness, baryon number, lepton numbers, sono tutti scomparsi in favore di massa, carica, angular momentum. Il black hole ha solamente 3 parametri fondamentali. E qua cominciamo a toccare un punto importante, cioè ci sono 3 parametri che individuano, se uno guardasse lo spazio delle soluzioni dei buchi neri, sono 3 parametri indipendenti, massa, carica e momento angolare. Questo qua, Brandon Carter finalmente ne ha fatto a Gerusalemme un fantastico review, è stato provato essere vero. Il punto di partenza più interessante della fisica dei black hole, tranne che della caduta di questi black hole, e venne fuori in un articolo, lo tenemmo con Wheeler nel 70, e in questo lavoro qua, poi